La frascatola nissena è un piatto della tradizione che ha conquistato i palati dei presenti che erano a San Francesco e hanno partecipato alla degustazione organizzata dai comitati di quartiere del centro storico per l'evento Le donne e la Costituzione della città moderna. A svelarci i segreti della ricetta, lo chef Ottavio Miraglia. La frascatola ha tante tipologie di poterlo lavorare, la puoi fare a pizza, la puoi fare arrostita, la puoi fare fritta, io addirittura questa la metto distesa e faccio dei roulé di frascatola con caspaccio di spigola. Gli ingredienti sono la verdura, c'è finocchietto, mazzareggio, poi ci sono broccoletti, cicoria, giri. Si può fare anche più ricca. In base si fa rosolare la cipolla con la pancetta a dadini. Quando rosa ci metti tu l'acqua, però deve essere graduata l'acqua. La frascatola nissena ha la particolarità che c'è il connubio di farina di grano duro e farina di ceci. E dopo il salato è il momento del dolce surfaro, il dolce creato dal maestro pasticcere Lillo De Fraia in onore alle miniere e ai minatori. Ho voluto rappresentare con questo dolce, che è fatto con i limoni, quindi freschi, che praticamente con l'acre del limone, il giallo del limone, che è un po' l'acre dello zolfo in sé per sé. Poi c'è un coagulante, c'è la panna e diventa vellutata. Significa che il momento in cui il minatore scende in miniera, quindi affronta questi sacrifici anche al rischio della vita, poi quando finisci di mangiare questo dolce ti resta la bocca sorbettata e pulita. Gli ingredienti sono limone fresco tassativamente, quindi il succo, e poi c'è panna, c'è un coagulante gelatinoso e il miele. Questi sono gli ingredienti. Per quanto riguarda, la presentazione, abbiamo dello zucchero a pietra che rappresenta il pitirri, quindi la pietra con lo zolfo, e delle meringhe che proprio rappresentano lo zolfo, sono colorate giallo al limone.